Buonasera e benvenuta a Effetto Notte a Remo Girone, un attore popolarissimo, amatissimo in Grazie. televisione, al cinema, insomma, Grazie. vabbè, La Piovra è proprio il titolo, però insomma, adesso racconteremo oggi questo nuovo film. Va bene. Infernet, ha lavorato con tantissimi registi, Scola, Zanussi, Squitieri, insomma, in teatro. Allora, grazie Girone per aver accettato il Grazie nostro a lei, invito. grazie. Lei fa una bella trasmissione, mi interessa venirci, lo sa. Troppo buono, è per No, noi un ma è vero, piacere, ma per è noi è un vero, è piacere, per noi è un vero. È una bella piacere averla. trasmissione di cinema che lei fa. Allora, oggi ne abbiamo da raccontare. Dunque, il tema di questa nostra puntata è il viaggio, però anche lei, Girone, è figlio di immigrati perché i suoi genitori sono andati, se non mi sbaglio, in Eritrea e poi lei è tornato da piccolo in Italia, No, non da 13 piccolo, no. Io sono tornato che avevo quasi 23 anni anni. Ah. e non ero mai stato in Italia prima. Io sono come Zeu di Araya, cioè ve sono venuto in Italia da adulto quasi. In realtà ero venuto per laurearmi in economia e commercio. La tesi di laurea non l'ho mai fatta perché mi hanno preso all'accademia e ho cominciato Ed è a. andata È bene, insomma. andata bene No, ma glielo così. chiedevo perché, ecco, abbiamo parlato un po' anche di migranti e questo è un po' il tema in questi giorni. Il Certo. Papa è stato di recente anche a Lesbo, no? Lo ricorderanno anche le amiche e gli amici che ci stanno seguendo. È un po' la questione di cui si parla di più. Lei forse questa sensazione, per quanto in una maniera diversa, l'ha vissuta da un altro punto di vista, da piccolo in un paese straniero e poi chissà, forse qua, o forse no, non lo so. Per me era tutto nuovo, certo era tutto nuovo, era impressionante. Mi dicevano, guarda, hai visto che bella campagna? Io guardavo, mi sembrava proprio un giardino, un giardinetto, perché l'Africa è grande, grandi distese, no? Dice, guarda che meraviglia questa campagna, dice, ma è così piccola. E di questo fenomeno, di questo fiume umano che invade l'Europa, insomma, che è Beh, cronaca di io questi penso che giorni. non si possono chiudere le frontiere come stanno facendo ora al Brennero, è una cosa molto grave, insomma, ecco. Non si deve fare, non si deve fare. Io non so, non so quale sia la soluzione. Mi sembra che, non so, Lampedusa sia un grande esempio, ecco. Assolutamente sì, quanto è vero, guardi, già Remo Girone ha illuminato il nostro studio. Allora, dunque, oggi continuiamo il nostro viaggio e andiamo all'interno di quella che potremmo chiamare così la rete delle reti, internet. Allora, un fenomeno che ci riguarda tutti, che ha cambiato le vite di molti, se non di tutti, e non sempre per il meglio. Allora, questo ce lo racconta un film di cui Remo Girone è protagonista, che si chiama Infernet, un film che ci racconta come internet possa in qualche modo trasformarsi anche in un inferno, ma questo ce lo racconta anche la cronaca. E allora noi, a partire dal film, vogliamo entrare all'interno di questo fenomeno, il fenomeno della rete, che, pensate un po', in questi giorni compie addirittura 30 anni. Dillo, dillo. Mi chiamo Sandro, sono una cake. Ma cosa guardate? Ma lasciateli perdere questi, no? Siamo nella Verona di oggi, ambiente borghese. Una serie di storie si intrecciano a Sentite quella qui di qua, Don forse. Luciano, Remo Girone, un prete coraggio, di quelli Gli che sanno uomini, parlare ai giovani e alle quando si famiglie, riescono, impegnato a sostegno chiamano degli la gente per immigrati, vedere e che che dopo una discussione con un gruppo di bulli viene colpito da un'accusa infamante in cui la rete ha un ruolo essenziale. Il sito della mia chiesa è pieno di minacce. Solo se non abbiamo paura possiamo essere liberi. Per lui, come per gli altri protagonisti di Infernet, la rete si rivela un inferno. Ricky Tognazzi, un imprenditore ossessionato dal gioco online, che pagherà un prezzo molto alto per questo. Cosa sta succedendo? Dobbiamo vendere tutto. C'è l'attore bello, ma di serie B, Roberto Farnesi, che utilizza la propria fama per cercare prede in rete, le ragazze in cerca di denaro facile che usano la rete come strumento di ricatto e persino il genietto del computer, che pur di essere accettato si unisce a una gang di bulli, figli di papà, pericolosi in rete ma non solo, e che faranno passare un brutto, anzi un terribile quarto d'ora al personaggio interpretato dal bell'Andrea Montovoli. Vi siete appartati qua, piccioncini? Tu vivi nella casa di questo palmito! Hai capito? Un quadro inquietante, al cinema come nella vita. È una parte della cosiddetta generazione digitale, ragazzi di oggi, di volta in volta, vittime o carnefici, che usano la rete e magari ne vengono inghiottiti. È successo di recente ad un gruppo di ragazzine passate alla cronaca come le Baby Squillo dei Parioli, un quartiere della Roma Bene, finite in un giro di droga e prostituzione minorile. Una delle madri ha denunciato la polizia, un'altra si è rivelata complice della figlia. Sesso, minacce e filmini, come per il fenomeno del cyberbullismo di cui sono vittima gli adolescenti più
più fragili, umiliati, derisi, molto spesso picchiati, mentre il branco guarda, filma e posta i video dell'orrore dando l'impasto ai social. Accade fuori dalle scuole, come raccontano recenti episodi di cronaca. Ecco la dodicenne di Genova che prende per i capelli una coetanea accusata di averle portato via il fidanzatino, il ragazzo disabile insultato e picchiato, mentre i compagni filmano sotto gli occhi indifferenti del professore. Episodi agghiaccianti che gettano nel panico i genitori sempre meno attrezzati ad affrontare un'emergenza simile. Ma un antidoto c'è: i video che fanno il giro dei social sono in fondo alla portata di tutti, anche dei genitori che possono denunciare e della polizia che può intervenire. Ci abbiamo pestato noi? Nessuno. Viviamo in un mondo feroce. Andiamo a predare. Insomma, come ci racconta Infernet, la chiave nell'uso che si fa della rete. Un mondo non negativo in sé, ma che si rivela tale se gestito da personalità vulnerabili e psicologie fragili. In questo senso Infernet si rivela un film sociale, non a caso sostenuto dalla diocesi di Verona e promosso dall'Agis Scuola. Perché, come ci svela Don Luciano in una delle frasi chiave del film: noi siamo così bravi a credere in ciò che non possiamo vedere né toccare. Eppure facciamo così tanta fatica a credere a un altro essere umano. Allora, forse la chiave è un po' questa, dalla tecnologia all'essere umano, però io comincerei da intanto questo. Tanto grazie per la recensione. grazie a lei, Girone. Ma no, è molto bella, grazie. Allora, io direi questo. Tanto ho una curiosità, ma lei internet lo usa o non lo usa? Lo uso molto. Non solo per le mail o per guardare i giornali. Abbiamo visto qualche cosa anche con la nostra redazione. C'è il suo profilo, sì. C'è quello di Tano Caridi, quindi mi sembra che... Ah, io quello di Tano Caridi non lo sapevo. Però quindi siamo recentemente... già nell'illegale, perché le hanno fatto una cosa che lei non sapeva. Recentemente mia figlia mi ha detto: ma non c'hai Facebook? E io ho detto: no, non ce l'ho, non saprei neanche come si usa. Te lo faccio io. Ma ha fatto Facebook e così abbiamo scoperto che ce n'erano altri due a nome mio, che però non sono io, insomma. Quindi è un rischio ma anche un'opportunità, mi sembra di capire, no? Perché poi alla fine anche per un personaggio di spettacolo come guardi, lei... Guardi, le dico una cosa. Recentemente ho fatto a Torino, no? Una che è venuta peraltro particolarmente bene, una voce recitante, c'è questa Sinfonia al Cadice di Bernstein, con l'Orchestra Sinfonica della RAI, una cosa molto importante, e io ho guardato gli attori che stavano su YouTube sui precedenti Cadice, magari in un'altra lingua, perché ho visto Richard Dreyfuss che lo faceva in inglese, oppure altri attori che lo facevano, e ho imparato molto. Quindi. Se non ci fosse internet, se non ci fosse YouTube, certo, poi YouTube si trovano delle... Io sono appassionato abbastanza di musica classica. Si trovano delle chicche incredibili. Internet dipende da quello che ci fai. Esatto, insomma, perché ecco. Esatto, penso che un po' questo è il punto. Puoi studiarci. La rete nasce proprio con l'idea di metterci a contatto. Tra l'altro c'è questa idea, c'è questo luogo comune, insomma, che riguardi soltanto i giovani, no? Che le persone più grandi lo usino di meno. Invece in realtà forse non è così. C'era un articolo proprio in questi giorni di Repubblica che ci dimostra il contrario, ne parlava anche Dacia Maraini. Poi ci sono delle eccezioni eccellenti. Per esempio, Girone, tempo fa, intervistando Morricone, no? Mi ha detto: io ho il grande rammarico, a parte di non sapere l'inglese, ma di non sapere usare internet, il telefonino. Devo dirle una cosa, sì. A questo proposito. Io purtroppo ci sto parecchio a volte, no? E devo starci attento, perché poi quando... Un po' inghiotte, mm-hmm. Ecco. E recentemente, proprio per questa cosa di Torino, mi sono accorto, mentre stavo sul treno, che ho dimenticato il telefono a casa. E quindi io ho fatto 4 giorni a Torino, senza computer, senza cellulare. È stato meglio o peggio? Molto meglio. Va bene. Ho fatto una... Perché poi si diventa così dipendenti e sembra che sia... Invece non è successo niente. Sono stato benissimo, anzi ho cominciato più a parlare con le persone. Certo, il contatto umano è sempre un'altra cosa. Allora, tornando al film, io mi volevo soffermare su una cosa, perché sicuramente anche le amiche e gli amici che ci stanno seguendo, che ci hanno chiesto anche di occuparci di questo argomento, perché il fenomeno della rete, anche dei pericoli in rete, è una cosa che riguarda, penso, tutti, e sicuramente tante famiglie ci devono fare i conti. Credo che lei sia anche nonno, no, Girone? Sì, se non però ecco. Per esempio a me mi serve internet per Skype, perché avendo i nipotini in Giappone, lei può comunicare? Posso comunicare, li vedo, e vedo mia figlia, e come dice mia moglie, lei ha ragione, una telefonata dove può intuire se qualcosa non va dal tono della voce, ma quando le persone le vedi, sai se le cose vanno veramente bene. Uno dei danni gravi è l'anonimato, esatto, che consente. Allora, e so anche che, infatti c'era una
una deputatessa, una senatrice, che stanno cercando di sostenere una nuova legge che dia un po' più di potere alla polizia postale, perché la polizia postale le sa le cose ma non ha gli strumenti per intervenire. Ma veramente dice delle cose giustissime, perché il punto è proprio questo, no? Perché poi appunto la rete è un'opportunità, però chiaramente un po' per l'anonimato, un po' perché appunto c'è tanta gente le cui finalità non sono chiare, quindi soprattutto chi è più giovane, chi è più sprovveduto si può trovare, ed è quello che ci racconta il film. Scusi, quindi, le interrompo un attimo solo. La cosa, per esempio, lei lo vede che il livello di violenza, è aumentato il livello di violenza anche del linguaggio della nostra società, ma anche sulle lettere, su quelle lettere che si mandano a commento degli articoli di giornale, che ora tutti i giornali hanno, sì. No? A volte c'è un livello di violenza insopportabile. Io credo che quel livello di violenza lì sia un po' garantito dall'anonimato, no? Da pure dai fake. I mezzi, diciamo, di comunicazione di questo tipo lo permettono, perché spesso i vari Facebook, ma anche Twitter, si rivelano un po' uno sfogatoio. Lo vediamo anche con alcune campagne che riguardano fatti, programmi televisivi. Mia figlia mi ha detto: Facebook no, va bene, Twitter dice invece serve per insultare. Addirittura peggio. L'è mai capitato? No, perché no, lei è molto amato. Per fortuna, quindi... no. Bill Gates, per esempio, ai suoi figli consente 45 minuti di internet al giorno, non di più, ed è Bill Gates, insomma. E questa mi sembra la parola proprio decisiva. Allora, l'abbiamo visto, dunque lei è Don Luciano in questo film e ha dei momenti anche molto intensi, una parte li abbiamo visti nella nostra scheda, però io non posso rinunciare, perché ho qui Remo Girone, che insomma non è stato solo, ma è stato anche, ce lo ricordiamo, e se la ridacchia, anche il cattivo della Piovra, Tano Cariddi, che veramente devo dire che un po' a me faceva venire anche i brividi. Allora l'abbiamo messa a confronto, perché chiaramente un bravo attore cambia, Remo Girone ha interpretato tanti volti al cinema e in televisione, allora abbiamo messo a confronto questo cattivissimo con questo sacerdote decisamente opposto. Allora, vediamo carino, un po'. Grazie. Sono stato costretto a farlo. Quella ragazza era una minaccia per tutti voi. Una mina vagante, pronta a esplodere in ogni momento. Però adesso è nelle nostre mani e non potrà più nuocere. E così suo padre, perché il suo silenzio è legato alla vita di sua figlia, e lui lo sa. È l'equilibrio della paura, il più stabile. Volete vedere se sanguino? Se sono fatto di carne? Se è vero quello che dicono. Questa è la casa di chi crede, non di chi accusa. La messa è finita. Lasciatemi in pace. Allora Girone, qui praticamente è stato proprio un salto mortale, perché da Tano Cariddi cattivissimo a questo sacerdote che addirittura per il suo apostolato viene ingiustamente accusato, sì, di molestie soltanto perché si è messo contro alcuni bulli. Insomma, questo poi forse è anche un po' il bello del mestiere dell'attore, no? Proprio una carambola. Questo sì, è la cosa bella, no? Ma la Piovra resta tuttora un fenomeno. Io ne parlavo proprio poche settimane fa con Michele Placido, che mi dice: ma ancora con tutto quello che abbiamo fatto se lo ricordano tutti, sì, è stato doppiato in tutto tutte le lingue, è vero, del mondo, c'erano, ci sono e ci saranno i gruppi d'ascolto. Questa cosa lei me la conferma, ed è una memoria di questa serie che è viva, un affetto che è vivo anche oggi, sì, no? Sì, continua a essere nella memoria collettiva delle persone, anzi spesso a me mi fermano per dire: ah certo, quelli erano programmi, eccetera. C'è addirittura nostalgia. Sì. E poi le voglio dire questo invece, che era una cosa bellissima che mi è capitata, che sono andato qualche anno fa a fare una cosa in Russia con la regia di Peter Stein, Ziovania, dove io facevo Astro, Roberto Erlisca faceva Ziovania, e a Mosca è venuta una ragazza in camerino che parlava perfettamente italiano e mi ha detto: io, dice, ho cominciato a studiare l'italiano con la Piovra, perché là
passava con l'over voice. Certo. Si sente l'italiano sotto e poi c'è una voce che traduce sopra. Ecco. Lo spiego per il pubblico. Certo, ha avuto addirittura una funzione didattica. Tra l'altro non so se questo a me mi ha fatto un piacere enorme. Certo. Non so se è una leggenda metropolitana, ma io addirittura ho letto che in quel delirio che c'è stato per la piovra, e che in parte anche, ecco, stiamo vedendo anche delle foto, oltre a essere continuamente fermato per strada, quindi amato, ma anche chissà, forse odiato, addirittura a un certo momento le hanno chiesto di registrare una segreteria telefonica con questa voce cattiva sì, per farlo. Scappare l'alba, sì, è vera sì, questa cosa? Sì, no, la cosa più divertente che mi è successa è stata, io per anni ho abitato sopra Porta Portese, no? E la domenica c'era Porta Portese, una volta la cosa più divertente che mi è successa, però che ha bisogno un po' di ironia, di essere considerata con ironia, perché non è molto divertente da un altro punto di vista, è che c'era uno di questi che avevano i banchetti, che sono di Napoli, mi ha detto: oh, voi la dovete piantare di dire in televisione che al sud sono tutti mafiosi, perché non è vero, io per esempio sono camorrista. Ecco, bellissimo. E allora, parlando un po' di questa galleria di personaggi che lei ha interpretato, c'è anche Papa Pacelli, no? Perché poi lei non si è fatto mancare niente, giusto? Papa Pacelli, ecco. Papa Pacelli era una produzione completamente tedesca ed era basato sul rapporto vero che Papa aveva con questa suor Pascalina, che era una sua governante. Pacelli aveva cominciava all'epoca in cui Pacelli era nunzio apostolico a Monaco, poi a Berlino, e poi quando torna a Roma, e poi quando diventa Papa, fino a quando muore. Anche se io un po' in quello sguardo un pezzettino di Tano Cariddi ce lo trovo sempre, non so se è una sì, mia deformazione. Beh, perché lei mi conosce. Anche dietro quel sorriso. Lei mi ha visto quando era piccolo, immagino. Ecco. Allora adesso... non so se ha visto, perché molti bambini dell'epoca mi ricordano anche come in Fantaghiro, certo, che facevo... Certo. Un pirata che poi era un essere di legno. Che... C'è anche quello, appunto. Vabbè. Anche quello non era tanto. Allora, continuiamo il nostro viaggio di questa puntata. Appunto, siamo passati dall'inferno di Infernet, adesso andiamo nel purgatorio. Sì, avete capito bene, andiamo nel purgatorio, ma andiamo. È un purgatorio particolare perché è una foresta, ed è la foresta al centro del nuovo film del regista Gus Van Sant, con un cast di bellissimi, ma anche di attori molto, molto bravi, perché c'è Matthew McConaughey, Naomi Watts. È la storia di un viaggio, di un cambiamento, in qualche modo, di una rinascita. Qual è la sua destinazione, signor Brennan? Tokyo. Vuole prenotare adesso anche il ritorno? No. Arthur Brenner, Matthew McConaughey, è in partenza da un aeroporto americano per il Giappone, biglietto di sola andata. La sua destinazione è una foresta fatta di silenzio, di natura, ma che detiene anche un triste primato, quello del maggior numero di suicidi ogni anno. Insomma, un luogo dove la gente si reca a morire. Ben presto scopriremo, attraverso i ricordi di Arthur, che sua moglie Naomi Watts è morta. Il loro matrimonio un tempo felice era entrato in crisi, in un gioco di accuse e rimandi. Non ti importa più. Di che parli? Di tutto. È come se ti accontentassi di una versione minore di te stesso. Ma poi la donna si era ammalata e questo in qualche modo aveva rimesso in gioco tutto, anche se il destino, come spesso accade, è in agguato. Non possiamo continuare così. Ti sei perso? Non riesco più a uscire. Nella foresta Arthur incontra un uomo, Ken Watanabe, che apparentemente si è perso. Ben presto si scoprirà che il luogo è una sorta di purgatorio. L'uomo si rivelerà una guida per un viaggio esistenziale ricco di imprevisti e sorprese. Questo posto è quello che tu chiami purgatorio. Perché dovrei chiamarlo così? Perché sei americano. E quindi? Tu credi in Dio. In un certo senso, la foresta dei sogni tratta di spiritualità. Alcuni potrebbero pensare che abbia a che vedere con Dio, purgatorio e così via. Questo film è puramente poetico. La gente che lascerà il cinema finirà col discuterne. C'è sempre qualcosa di più importante da fare! Cosa è cambiato? Lei lo sa che sei qui. Life's short. Life's wonderful. La vita è meravigliosa. La vita è breve e preziosa. Gli alti e bassi ne fanno parte integrante, e questo è solo un film. Per me, ad esempio, parla del percorso fatto da Arthur per guarire se stesso, del fatto che la relazione che aveva con la moglie non abbia raggiunto il massimo a cui poteva arrivare. Se solo ci fosse stato un po' più di tempo, lui avrebbe potuto migliorare le cose. C'è sempre un momento
che ti cambia per sempre la vita e che ti sbatte a terra e ti ricorda cos'è che conta davvero. Gus Van Sant, il regista di Genio Ribelle scoprendo Forrester, questa volta si confronta con un film esistenziale, in qualche modo spirituale. Il viaggio di Arthur è una metafora del viaggio nel cammin di nostra vita, un viaggio che nasce dalla disperazione ma che poi, a contatto con la natura e anche con qualcosa di più alto, porta in qualche modo, se non alla luce e alla salvezza, almeno al recupero di quello che davvero conta nella vita e in particolare in un rapporto di coppia, l'amore. Tamashii. Cos'è Tamashii? I Tamashii sono spiriti. Spero che il pubblico esca dal cinema e si guardi un po' dentro, che ciascuno rifletta un po' sulla propria vita, sui propri rapporti, sui rapporti con le persone amate e che ora non ci sono più. Che ciascuno si guardi allo specchio. Ti amo. E allora, a proposito di amore, anche di cambiamento, perché questo film affronta in qualche modo una rinascita, un cammino spirituale, ora io vorrei con Remo Girone parlare anche di un momento della sua vita che lei ha raccontato in passato, perché anche lei ha avuto un suo percorso, diciamo, in qualche modo spirituale, no? Di riavvicinamento alla nostra religione, no? Per vicende anche personali, ora non entriamo, si parla anche di parecchi anni fa, di una fase forse non proprio felice della sua vita, che lei poi invece ha brillantemente superato, però lei ha riscoperto la preghiera, se non sbaglio, no? Che questo... Sì, io penso che, sì, insomma, io qualche preghierina la dico ancora, ecco. Naturalmente come tanti ragazzi io avevo molto, sono sempre stato interessato a filosofie orientali, mi sembravano più, meno impositive che la religione cattolica, però poi quando sono stato male... Alla fine, insomma, io ho avuto un'educazione cattolica, quando si ha paura, si ha paura di morire, ecco, e, però ho tratto un grande conforto e ancora qualche preghierina la continuo a dire, non sono un grande frequentatore, non vado tutte le domeniche a messa, non sono un frequentatore di chi, piuttosto quando passo per strada vedo una chiesa aperta, che anche se non c'è nessuno entro così, ecco, se ho bisogno di un momento di... per pensare a qualche cosa. Per esempio, lei poi ha deciso anche di risposarsi con sua moglie, o di sposarsi, poi che era già la sua compagna da tanti anni. Era, no? Ecco, quella è un po' l'ispirazione. Mi vediamo in una foto. Quel prete che mi ha. È un po' l'ispirazione. Mi sono, quando ho fatto questo personaggio in Infernet, questo di Infernet, un pochino mi sono ispirato a questo prete che conosco, perché è un bravo prete, uno che dice non farà mai carriera. E anzi ne parlai di lui con Stefano Rulli, che è uno degli sceneggiatori della Piovere, che è un uomo assolutamente di sinistra, e lui disse, caspita, ma sono rimasti soltanto loro che fanno questo lavoro, una volta c'erano tutti i giovani della sinistra che facevano questo, oggi... Sono rimasti soltanto questi preti. I preti di frontiera sono veramente una grandissima risorsa della nostra Chiesa. Il suo lavoro è un po' una sfida, Girone. Tra poco ci racconterà anche una nuova sfida, perché vedo che lei praticamente è un vulcano in ebollizione, ce l'ha dimostrato nel corso di questa puntata, e adesso il nostro viaggio continua con una sfida tutta italiana, perché siamo stati all'inferno, siamo andati al purgatorio, adesso andiamo alle grotte di Frassassi. Voi direte, ma che c'entra? C'entra perché è ambientata all'interno delle grotte di Frassassi la nuova storia che stiamo per raccontare, la storia di un gruppo di bambini che vive una straordinaria avventura, e parliamo di animazione naturalmente, con l'aiuto di Grotto, una stalagmite, insomma una vera e propria scommessa dell'animazione italiana che, diciamo, getta il guanto di sfida all'animazione molto più ricca e potente americana. Ce la farà? Nel dubbio, ci dice tutto la nostra Alessandra Giuliani. Preso! Un'avventura emozionante tutta italiana, che comincia quando un gruppo di bambini costringe un compagno di classe ad affrontare una prova di coraggio, entrare furtivamente in una chiesa abbandonata e rubare un teschio. Non ci possiamo dividere. E perché? Siamo una squadra. Ma le cose non vanno come previsto e i quattro ragazzini, insieme alla sorellina di uno di loro che li ha seguiti di nascosto, finiranno per essere inghiottiti in un mondo sotterraneo. Ce la fai? Ho alternative. Ridotti allo stremo delle forze, i piccoli amici scoprono però di non essere gli unici ad abitare la grotta misteriosa dove sono stati catapultati. Accanto a loro compare improvvisamente un essere buffo e spaventoso. Carlo.
una stalagmite vivente con due enormi occhi azzurri, capace di esprimersi solo con suoni gutturali. Dopo aver affrontato ogni genere di peripezia, grazie all'aiuto di Grotto, i giovani amici impareranno a mettere da parte piccoli egoismi e rivalità per prendersi cura gli uni degli altri, fino a trovare insieme la strada verso la salvezza. Siamo un gruppo e dobbiamo rimanere uniti. E questa è la nostra forza, giusto? Girato integralmente nello spettacolare scenario delle grotte di Frassassi, in provincia di Ancona, mai utilizzate precedentemente come set cinematografico, Grotto è stato realizzato da uno studio italiano, utilizzando le più moderne tecnologie digitali. Un progetto coraggioso, dunque, sull'importanza del valore dell'amicizia per grandi e piccini. Mi sa tanto che hai superato la prova. E allora, insomma, si tratta di una bella sfida, chissà se ce la farà o no, ma noi le facciamo un grande in bocca al lupo. E io però adesso voglio dire a Remo Girone, perché lei ha una bella sfida che l'attende, perché abbiamo una notizia: Remo Girone ha appena girato in America un film con un attore americano grossissimo che è Ben Affleck, anche regista, era regista del film, ecco. Anche un grande regista. Che però ora non ci può dire niente, quindi inizierà una bella tiritera, perché io cercherò di estorcere a Remo Girone qualcosa. Non vi racconto la storia, comunque è tratto da un romanzo di Lee Hane, che è lo stesso autore di Mystic River, del romanzo, del film di Clint Eastwood. Lei è buono o cattivo in questo film? Sono tutti cattivi. Sono tutti cattivi. E io e mia moglie siamo stati 3 settimane a Hollywood. Che me lo dice con una soddisfazione. Per la mia, alla mia età, io ho 67 anni, è più normale che ci vada un ragazzo, no? Per me andare lì e vedere, non so, andare a fare colazione, deve immaginare che per me certi ambienti, certi attori americani, io li ho visti solo da spettatore, per cui quando vai lì e vedi, non so, stavamo a fare una colazione allo Chateau Marmont e a un certo punto vedo una signora col cane e dico, ma la guardo meglio, era Glenn Close, per ecco. Dire. Allora, io ho capito una cosa, che Remo Girone ha dato le piste a tutti, quindi ci lasciamo con un... No, che piste? Assolutamente sì, mi fa una promessa, che sì. Qua ci rivediamo qui a Effetto Notte anche con Ben Affleck, in occasione dell'uscita del film, faremo un super puntatone. Se lo convinco, perché no?